grandissima gioia, tutti in campo. Mi spiegami, insomma, anche quel mezzo gesto che abbiamo visto dalla tribuna, mica ti stai rivolgendo ad Eutemi? No, 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 è una cosa simpatica che facciamo tra compagni, quindi senza che mi dilungo, è una cosa, un gesto simpatico. Poi non, in quel momento sinceramente non capivo niente perché l'emozione era incredibile. Insomma, una vittoria pesantissima in una partita che si è dimostrata dall'inizio molto complicata, molto difficile. Sì, una partita difficile, venire qua non è mai facile, poi c'era il vento, il campo comunque è piccolo, non è facile, si gioca spesso, e partite ravvicinate, quindi non è neanche facile trovare sempre il giusto approccio, però penso che gli ultimi 20 minuti siano da prendere, sia da mezzo bicchiere pieno da prendere, insomma, perché comunque abbiamo reagito alla grande, comunque una partenza non perfetta e poi abbiamo chiuso l'arrembaggio. Insomma, che significa questa vittoria per Paolo Frascatore e per il Pescara? Allora, per il Pescara è ovviamente tre punti pesanti per come sono venuti e soprattutto, ripeto, per queste partite ravvicinate, il calendario è fitto, quindi fare tre punti adesso, le altre magari perdono un po' di terreno, ci permette di avvicinarci un po' alle zone alte. E per me è una soddisfazione immensa perché comunque mi ripaga del lavoro che faccio giornalmente, io provo sempre a fare il massimo, quindi se poi entro e faccio gol meglio ancora. Per chiudere, martedì c'è Siena, bisogna vincere. Sì, bisogna fare una bella partita, approcciare bene, magari anche meglio di oggi e poi vedremo. Comunque siamo sicuri dei nostri mezzi e il finale di oggi ci fa ben sperare.